Dicasi, payoff, quell'insieme di paroline tanto interessanti da rendere unica la tua attività. Facile, no? Scherzo, ora ne parliamo. Carissimi, un saluto da Angelo Bandizziol, creatore del blog di psicomarketing espressotriplo.com, con il quale aiuto imprenditori e liberi professionisti a migliorare da soli il proprio marketing e il proprio business. Sviluppare e comunicare l'identità della propria attività o della propria azienda è una fase creativa molto molto delicata, ma è fondamentale per diventare riconoscibili agli occhi dei potenziali clienti. Per quanto riguarda la grafica, lo sappiamo tutti, abbiamo il logo, che è la prima cosa fondamentale che tutti guardano. Per quanto riguarda invece l'aspetto comunicativo, questo è legato al cosiddetto payoff, chiamato anche slogan o tagline, ma questa è una cosa di cui parleremo tra poco. Ma cos'è in realtà questo payoff? Esistono molte definizioni, ma la migliore è la seguente. Il payoff è il motto di un'azienda. In pratica è quella frasetta che solitamente si trova sotto il logo. Nel mio caso, per esempio, è: se i clienti non comprano, è tutta colpa tua, svegliati. Questa è la tagline di espressotriplo.com. Aperta parentesi, se chiedi ad un inglese cos'è il payoff, lui non lo sa. O meglio, ti dice che è una ricompensa. Questo perché la parola payoff non è usata nel marketing anglosassone. Strano, no? È un'appropriazione indebita di noi italiani. All'estero si usa di più il concetto di slogan o di tagline, come abbiamo detto prima, ma è una delle più longeve, quindi possiamo classificarla tranquillamente come una tecnica delle più efficaci e più importanti per creare l'immagine aziendale o della nostra piccola attività. Il suo scopo principale è quello di far ricordare e trasmettere la filosofia della nostra azienda ai potenziali clienti. Lo spirito di un brand, praticamente. Tutto usando semplici e facili parole, ma soprattutto sintetiche. Lo so, veniamo subito agli esempi. Facciamo una prova. Se io dico Adidas, impossible is nothing. Nokia, povera Nokia. Connecting people. Scavolini, la più amata degli italiani. Questa è facilissima. Barilla, dove c'è Barilla c'è casa. Ma fermiamoci un attimo per rispondere a una questione riguardo al payoff. Perché è così importante? Gli espertoni di marketing lo definiscono come il biglietto da visita. Io preferisco vederlo come un certificato di fabbrica. Ti spiego perché. Abbiamo detto che il payoff deve descrivere in modo sintetico la filosofia dell'azienda. Se si sviluppa in modo interessante, ma intelligente soprattutto, riesce a far leva sulle emozioni del cliente. Questo è il punto fondamentale. Vogliamo fare un test veloce veloce? Accontentati. Quante volte è capitato di andare dentro un supermercato, girare a destra e a sinistra e mettere nel carrello proprio quel pacco di pasta, magari blu, senza nemmeno controllare cosa c'è dentro? La verità è che conosciamo quel brand, ma soprattutto ricordiamo il suo payoff. Dove c'è Barilla, c'è casa. Semplicemente ha fatto leva sulle nostre emozioni, quelle di famiglia, quelle di tepore, quelle di famo se sto piatto di pasta insieme, e calane pure un bel po'. Ma qual è la psicologia vera che sta dietro gli slogan? Le parole in realtà non sono altro che simboli, segni. Quindi ogni volta che pronunciamo la parola non stiamo facendo altro che trasmettere un segno lì fuori, nell'universo. Ciò significa che l'efficacia del messaggio che vogliamo trasmettere dipende strettamente dai significati dell'insieme delle parole usate. La parte più difficile quando si crea un payoff, non ci crederete, ma è far capire a noi stessi quale messaggio vogliamo far passare. Come fare quindi? Prendiamo semplicemente un foglio di carta e cerchiamo di scrivere qual è la filosofia della nostra attività, lo spirito del marchio. Ricordiamoci che il payoff non è altro che un disegno tradotto in parole. Le domande da farci sono le seguenti: di cosa si occupa il mio business? In che modo lavora? Quali sono gli obiettivi che si pone? La differenza con gli altri tipi di business? Qual è il punto di forza del mio in confronto a quello degli altri? Ora dedichiamoci alla creatività. Questi sono alcuni passaggi che io solitamente seguo quando bisogna creare un payoff per uno dei miei clienti. Attaccarsi all'emozione. Pensa a quello che ti emoziona del tuo lavoro. Qual è quella cosa che ti fa svegliare la mattina e dire: oggi farò del mio meglio per il mio business. Il grande pubblico è fortemente empatico e sarà quindi maggiormente toccato dalla genuinità delle parole che noi usiamo. Normale, no? Secondo punto, sintesi. Questo è facile. Il payoff deve essere semplice, efficace. Se supera le 5-6 parole è già troppo lungo. E per ultimo, semplicità. Bisogna concentrarsi su usare concetti semplici, universali, che tutti conoscono, ma soprattutto che tutti capiscono.
Perché? Perché torneranno in mente molto più velocemente. Bene, siamo giunti alla fine, ma ricordiamoci sempre, per quelli che non vedono l'ora di cimentarsi nella creazione di un nuovo payoff, ricordarsi sempre di scrivere, appuntare, registrare, insomma non lasciarsi mai scappare nessuna idea o pensiero che ci viene in mente. Bene, da Angelo Bandizziol di espressotriplo.com, alla prossima!